Buongiorno, abbiamo raccolto tutti con grande entusiasmo l'invito di Ursula Schnitzer e di Merano Arte di occuparci non tanto di una celebrazione di qualcosa che è stato, ma di occuparci di qualcosa che deve ancora avvenire. D'altra parte, l'idea di nascita di Kunst Merano Arte è sempre stata quella di dare la possibilità a dei giovani di emergere e di creare un contesto internazionale in cui riuscire anche a far emergere delle personalità del territorio. Questa idea del futuro è un'idea molto interessante, molto accattivante, forse anche troppo, ma bisogna raccogliere comunque la sfida di lavorare con dei giovani artisti che hanno una propria idea di quello che accadrà e del futuro dell'arte. Io ho fatto una scelta molto semplice, ho scelto un artista che mi ha sempre interessato, Quaiola, perché è un artista che lavora molto con la tecnologia e però riesce anche a lavorare molto in sintonia con quella che è una sorta di linea rossa che attraversa tutta l'arte. In particolare il problema della rappresentazione, il problema fra l'arte e la realtà, l'arte e la natura. L'opera, il video, la videoinstallazione, perché è un'installazione che è un video che ha un valore ambientale, immersivo, è esattamente, come dire, l'esempio della poetica di Guaiola, cioè il fatto di lavorare su un tema che è un tema. Il giardino d'estate è un tema che ci fa venire in mente ovviamente la pittura di fine Ottocento, ci fa venire in mente l'impressionismo e di entrarci dentro quasi come dire a sostituire i pixel, a sostituire una sorta di pittura digitale come dire, all'immagine prevalente che è un'immagine del tutto naturale. Ora, Quaiola è un artista che analizza prima, le strutture della visione. Lo ha fatto con tanti capolavori del passato, lo sta facendo anche con la scultura, per esempio, no? Ecco, andare a analizzare delle opere del passato, come dire, entrare nei loro meccanismi biologici e riuscire a restituirle ad una contemporaneità che è già futuro, è un'operazione che ritengo estremamente sofisticata, intelligente e anche aperta al pubblico, cioè comprensibile da parte del pubblico. L'idea di Flusser PD, come dire, che l'opera d'arte è comunque una suggestione, un suggerimento per quello che accadrà, vuol dire sempre porre l'arte come una torre di guardia rispetto al mondo contemporaneo e non solo a quello culturale. E quindi mi sembrava anche, come dire, riuscire a realizzare quello che era una sorta di profezia vera e propria di Flusser, che è stato un grande teorico dei media, magari ancora non tanto conosciuto, ma alcune sue idee sono assolutamente straordinarie, sono in linea anche con le teorie di un francese, un grande filosofo francese come Jean Baudrillard. Mi è sembrato, come dire, trovare un artista che abbia saputo coniugare il passato con il futuro. E la scommessa poi di Merano Arte è proprio quella di rivalutare il passato proiettandolo in una dimensione ancora a venire. E credo che questa mostra sia un grande contributo in questa direzione. Grazie.